Benvenuti a il punto trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni sui temi della politica, dell'attualità e naturalmente in primo piano le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Come sempre nella nostra formula, due consiglieri regionali sono ospiti nel nostro studio. Oggi abbiamo il più a me vicino Sergio De Vincenzi. Rappresentante della lista civica Ricci, presidente e dell'omonimo gruppo consigliare, nell'altra poltrona invece Gianfranco Chiacchieroni, consigliere del, del Partito Democratico. E, e tocca a Chiacchieroni la prima domanda perché volevo aprire, dicevamo, attualità con un argomento di cui si parla molto in questo palazzo, sia in commissione che in fase di partecipazione. C'è stata un'affollatissima audizione su un disegno di legge contro le discriminazioni per motivi sessuali, un'audizione molto vivace, dicevo molto partecipata, molte persone, un fronte del sì ma anche un fronte del no, eh, favorevoli o contrari a una legge che porta come prima firma quella di Gianfranco Chiacchieroni, gli altri sono consiglieri del Partito Democratico, sono Giacomo Leonelli e Attilio Solinas. Allora, Chiacchieroni questa proposta di legge che non è una novità però sta andando avanti e ne riparlerete anche questa settimana nella seduta di commissione. Tanti sono i pareri che sono arrivati, c'è chi dice bene la legge però fate presto, non resti una lettera morta e c'è chi dice che questa legge non va bene invece perché fa una sorta di discriminazione però al contrario, cioè favorisce delle persone ma... Eh, invece, non molte altre, si parla di moltitudini di, di contrari. Insomma, eh, Chiacchieroni, questa proposta di legge che cosa vuole portare di nuovo nella regione? Ma eh, questo fa parte di un dibattito nazionale ed anche oltre, alcuni paesi europei so, già sono molto più avanti di noi nel normare e legiferare su questi temi delle discriminazioni a sfondo sessuale. Eh, questa legge appunto cerca di eh, dare a tutti pari opportunità, a tutti i cittadini, un po' l'ispirazione che è nella stessa Costituzione, e cerca appunto di superare momenti di discriminazione sulla base eh, degli orientamenti sessuali delle persone. Penso che sia una legge di civiltà, di buonsenso, senso, non ideologica, naturalmente siamo eh, pronti a discutere, ad affrontare, a vedere appunto di migliorarla e quindi a far sì che sia uno strumento che i cittadini se vogliono possono avvalersi e quindi anche per creare una cultura che superi appunto... Eh, questo atteggiamento dell'omofobia che si manifesta in ambiti sociali, nei luoghi di lavoro, eh, di studio e così via. Quindi questo è l'intento. Pensiamo appunto che eh, ci sia su questa cosa un orientamento ormai avanzato di civiltà in cui eh, le persone eh, e anche la stessa società, insomma, eh, richieda a eh, questa norma ci sia una eh, maturità eh, generalizzata e complessiva eh, dell'opinione pubblica eh, per eh, una norma di questo tipo. Questo è il senso della nostra iniziativa e su questo appunto è aperta una discussione, una partecipazione eh, molto civile e penso già questo sia il merito della legge stessa far discutere, far affrontare, far venire fuori temi che spesso sono stati nascosti, sono stati solo elemento delle famiglie che li hanno tenuti e sulle quali hanno appunto anche avuto una chiusura, un atteggiamento, hanno macerato al proprio interno situazioni che voglio dire invece hanno offerto una sponda anche alla società stessa. Ne possa parlare e eh, si possa, appunto, in qualche maniera avere eh, anche nelle istituzioni una sponda eh, per poter eh, no, affrontare queste problematiche eh, con il giusto atteggiamento di una società moderna. Ecco, anche il consigliere De Vincenzi è parte in causa in questa faccenda perché anche vicepresidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali, sul cui tavolo adesso arriva non solo la proposta di legge, ma anche le tante osservazioni che si sono eh, susseguite la scorsa settimana, come dicevo, in un'audizione molto partecipata. La sua posizione innanzitutto? Ma, diciamo che eh, evidentemente il dibattito, come accennava anche il collega Chiaccheroni, il dibattito è molto ampio e nazionale. Eh, investe diversi aspetti, eh, a cominciare da quello filosofico a passare a quello normativo. Noi crediamo fondamentalmente che intanto per una normativa regionale sia ancora eh, troppo presto per pensarla. Abbiamo in itinere a livello nazionale eh, delle leggi che non sappiamo cosa normeranno e come normeranno, fermo restando il rispetto dei diritti civili delle persone, eh, ma è chiaro che eh, entrare in un momento storico così complesso con le difficoltà che incontriamo, eh, con una normativa che non sappiamo in che modo eh, potrà intersecarsi con quelle nazionali, francamente lo troviamo eh, inopportuno. Eh, riteniamo sicuramente che eh, in qualche modo eh, soprattutto ci troviamo poi su diversi fronti, forse ne parleremo dopo, ma ad affrontare anche una spinta eh, sociale che vuole rompere e superare delle barriere che sono anche previste dalla Costituzione eh, individuate con eh, diciamo eh, ben marcate. Quindi il dibattito è molto complesso. Credo comunque che questa, queste realtà siano molto strumentalizzate, questo è il, è il problema di fondo e questa strumentalizzazione soprattutto viene fatta a, a livello di media eh, con un'enfasi eh, sulle problematiche, pure comprendiamo le grandi difficoltà eh, di tante persone che vivono eh, le realtà. Eh, diversa all'eterosessualità naturalmente eh, impone una serietà e una correttezza del dibattito, un'onestà intellettuale che deve andare oltre il semplice pensare ad una legge per istituire tutta una serie di percorsi che poi servirebbero forse a qualche altra cosa e per qualcun altro. Senta, un particolare che è un po' legato a questo, tempo fa lei ha lanciato un appello alla Presidente Marini perché ritirasse dalle scuole il titolato Il Libro delle Famiglie, che lei ha detto questo è un cavallo di troia per introdurre nelle scuole fin da piccoli la teoria del gender, sempre nella famosa audizione di cui parlavo ho sentito dire che la teoria del gender in realtà non esiste, allora facciamo un po' le chiarezze, c'è un allarme, cioè lei ha chiesto di ritirare questo libro perché? Allora, questo eh, è naturalmente il problema che assilla tante famiglie. Noi sappiamo che è diritto e dovere delle famiglie educare i propri figli. Vorremmo che eh, come genitori questo eh, non accadesse un'educazione, fra virgolette, di Stato su queste tematiche così intime e così personali che sottostanno non solo a visioni personali, ma anche a convinzioni di altro genere, che siano religiose o nonne, ma che comunque eh, interessano profondamente la persona e lo sviluppo della persona. Noi sappiamo che non esiste persona senza un'altra persona. Noi vorremmo che queste tematiche siano eh, assolutamente evitate nelle scuole. Sostanzialmente perché introducono questa teoria del gender. Si è detto che non esiste, come ricordava lei, eh, non è assolutamente vero. Eh, basta prendere in esame anche il progetto di legge dove si parla di identità di genere, dove si parla di orientamento sessuale e identità di genere. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che si è superato il concetto biologico del sesso, maschio-femmina, per introdurre una serie di. Eh, varianti che oggi sono indicate anche sulla legge, ma sulle linee pro programmatiche in termini di omosessualità, transessualità, bisessualità, ma che in realtà comprendono degli orientamenti sessuali molto diversificati e che noi oggi potremmo immaginarli, ma in realtà la mente umana e poi il comportamento umano apre a tutta una serie di prospettive a noi oggi ignote perché ne abbiamo anche contezza dalla storia. Quindi noi vorremmo evitare che eh, sostanzialmente attraverso questi libri passi, eh, passino dei concetti ai nostri figli, fermo restando anche altri aspetti, che non solo questi libri recano immagini e concetti, ma non tutti i bambini, perché poi di questo parliamo, del progetto in vitro, sostanzialmente poi ne parleremo anche oggi in in assemblea con interrogazione ad hoc, sostanzialmente che cosa fanno? Danno una serie di immagini e di concetti, ma non tutti i bambini, visto che il progetto è previsto da sei mesi a sei anni, sono in grado di leggere. Allora, tanto bene questi libricini sono poi inseriti in uno scaffale eh, che viene praticamente utilizzato dai narratori. Allora, quello che ci preoccupa anche è come queste informazioni vengono veicolate. Potrebbe disinteressarci il fatto che i bambini non sappiano leggere e che quindi certi concetti non passino. Quello che vogliamo assolutamente evitare è che altri passino ai nostri figli concetti che noi non condividiamo proprio perché vanno a interferire con la sfera personale. Appunto, la sessualità è sostanzialmente il contenitore, il nostro corpo che veicola il nostro essere, sono intimamente correlati fra loro. Il benessere nasce da una corretta eh, sintonia fra queste due realtà. Credo che su questi argomenti quindi dovremo anche tornare. Voi perché c'è un Iter in commissione, voi perché appunto sono diversi gli atti che riguardano questa questione. Eh, cambio completamente argomento, sempre però per. Eh, Sollecitarvi su questioni che poi riguardano i cittadini, i telespettatori, quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Comincio dai trasporti perché un fatto importante, purtroppo con conseguenze negative per la popolazione, soprattutto dell'Alto Tevere, è stata l'interruzione di un tratto della ferrovia centrale Umbra. Riparto da chiacchieroni su questo argomento. Questa eh, chiusura è un po' una mazzata perché sì, ci sono i pullman sostitutivi, però. Eh, pare che per i pendolari non sia assolutamente la stessa cosa ed è abbastanza seria la faccenda se si interrompe appunto una delle poche no, reti eh, di collegamento che abbiamo in Umbra, senza contare poi la storia che ha anche questa gloriosa ferrovia centrale Umbra. Io so che lei, Chiacchieroni, più volte si è speso per un rilancio di questa struttura, ma che cosa si può fare adesso, anche alla luce del nuovo piano dei trasporti della regione? Beh sì, eh, si possono fare tante cose. Intanto io penso che l'Umbria, chi utilizza il trasporto pubblico, ma i cittadini in generale abbiano questa consapevolezza che l'FCU è la spina dorsale e eh, tutto il tragitto che è FCU ma è anche 45 è la spina dorsale. Della nostra regione ed un corpo per star bene in piedi ha bisogno di rafforzare la, la colonna no? centrale sul quale poi partono eh, tutta una serie eh, appunto, di altre funzioni. E quindi, questa spina che è eh, un'arteria che ha compiuto proprio il 12 di luglio i 100 anni, eh, debba in qualche maniera essere messa in condizione. Di funzionare e di eh, essere efficiente, cosa che non lo è, tanto è vero che è chiusa in due tratti e cosa che invece noi dobbiamo pretendere. Io, nella scorsa legislatura, ho dedicato tantissimi eh, atti, iniziative, tantissime eh, parti della, eh, de de del mio mandato per mettere all'attenzione eh, della comunità regionale questo tema, senza aver conseguito grossi successi. Oggi eh, ci sono appunto delle emergenze che vanno affrontate in maniera cogente. La questione della stazione eh, di Ponte San Giovanni, i cui lavori sono fermi, la cui eh, stazione appaltante è l'EFS, la direzione di Ancona, e deve sciogliere quanto prima la questione del blocco. Eh, dei lavori e, e far ripartire riprendere perché lì c'è un cofinanziamento della Regione dell'Umbria perché c'è un nodo FCU e delle ferrovie dello Stato e occorre ripartire subito con questi lavori. Occorre appunto eh, appaltare i lavori del ripristino Umberti e Città di Castello e completare i lavori di manutenzione straordinaria della Galleria di San Gemini. Tre eh, opere essenziali, oltre appunto alla, allo snodo, allo scambio eh, Ponte San Giovanni Sant'Anna eh, che fa parte del complesso dei finanziamenti che eh, sono nel lavoro eh, della stazione di Ponte San Giovanni. Allora, noi dobbiamo concentrare. Eh, L'iniziativa eh, di governo e anche istituzionale su questi tre eh, punti, che sono punti fondamentali per ridare eh, innanzitutto funzionalità a questa arteria che è estremamente importante. Cento anni fa, appunto, si narra nelle cronache, nella storia, eh, quando questo treno mosse i primi passi, che era Terni, eh, un, i primi appunto. Eh, vagoni che muovevano, c'era ehm, eh, una povertà diffusa nella nostra regione, no? si narra che appunto, eh, salutavano i treni, venivano circondati da bambini scalzi che eh, pochissimi avevano no, ai piedi scarpe o cose simili, quindi abbiamo fatto tanta distrada con questa arteria. Io ritengo che eh, sia ancora importante e che eh, possa collegare sia per quanto riguarda la questione eh, passeggeri, studenti, ma soprattutto la questione del turismo. Oggi che noi eh, dobbiamo appunto per penetrare questa Umbria offrire eh, opportunità, offrire comunicazioni per i turisti che giungono alla nostra regione, questo è uno strumento che vede dall'interno cose che eh, con altri eh, mezzi di comunicazione non si vedono. E allora penso che questa sia, eh, sia per giocare la carta del turismo, anche per trasporti di alcune merci in ore particolari, tipo la notte, eh, nella notturna, quando non viaggiano i passeggeri si può utilizzare anche per trasporto merci. Occorrono delle stazioni che c'è lo scalo merci. Eh, quindi occorre riattivare stazioni in cui c'è lo scalo merci. Quindi tante cose si possono fare con questa ferrovia centrale Umbra. certo... Eh, la gestione un po' distratta di questi anni non ha aiutato eh, questa struttura, che è vero ha un secolo di vita, però eh, voglio dire eh, si può oh, far vivere e attualizzare. Vorrei anche ricordare che lungo l'FCU eh, percorre eh, appunto, i collegamenti più importanti, ci sono la banda larga e eh, quindi le fibre eh, per quanto riguarda tutti i collegamenti, eh, che esistono con fibre ottiche e così via. È un po' la spina dorsale eh, dei collegamenti della nostra regione e su questo noi dobbiamo eh, insistere come consiglieri regionali. Ho visto c'è eh, Su questo si sta realizzando eh, una convergenza di posizioni, io stesso con gli amici della Lega Nord, alcuni consiglieri. Mancini ed altri abbiamo fatto atti, interrogazioni, mozioni e così via, continueremo a farlo perché riteniamo che sia di estremo interesse. Questa arteria per l'Umbria, che appunto è il collegamento più diretto fra Perugia e Terni, fra le, i, due, i due capoluoghi di eh, regione, è il collegamento diretto che attraversa tutta la regione da nord a sud. E quindi non vi è altra, quando parliamo anche di diritti, quando parliamo di libertà delle persone e così via, questo, la possibilità di muoversi con i mezzi pubblici è uno, una parte di tutto questo, una parte eh, della possibilità di avere opportunità eh, per tutti i cittadini della nostra regione. quindi questo è il trasporto pubblico dell'FCU, ritengo che sia una mh, battaglia di civiltà e anche eh, un impegno per tutta la nostra regione da assumere e portare avanti. Anche perché se no poi peggiora la situazione invece sulle strade, perché chiaramente quando non passa un treno eh, si aumenta il traffico su gomma che è già piuttosto pesante sulla nostra regione. Ecco, su questa questione dei trasporti, perché anche questo è uno dei punti nodali dell'attività dell'Assemblea legislativa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, questo piano nuovo che guarda il 2024 De Vincenzi, quali sono dunque le, le priorità? Ma, eh, sicuramente non ci soddisfa questo piano, non ci soddisfa perché eh, eh, i colleghi di maggioranza ne sono consapevoli, tant'è vero che... Il collega Chiaccheroni ha enfatizzato l'importanza dell'FCU, ma in realtà questo piano penalizza proprio il materiale rotabile, le strade rotabili. Quindi questo aspetto noi lo eh, sottolineiamo con forza, anche e soprattutto in relazione al grande dibattito che c'è proprio in corso sul discorso dell'alta velocità. Eh, noi ci troveremmo almeno in prima istanza, ma crediamo che molti giochi siano già stati fatti, rispetto a una stazione per la media eh, Etruria, che sicuramente non soddisfa le necessità della regione, eh, non le soddisfa non solo per l'uscita degli Umbri verso le altre destinazioni, soprattutto verso il nord. Ma, ma anche verso Roma, ma non le soddisfa nemmeno per chi vuole entrare e quindi si parla tanto di eh, accelerare e potenziare il turismo, ma con quali mezzi facciamo questo? Perché questa è la vera domanda. Abbiamo un aeroporto che non riusciamo a servire come dovremmo, potrebbe addirittura diventare il terzo aeroporto di Roma in una, un tempo anche abbastanza ridotto se noi riuscissimo a garantire dei tempi di, di transito ridotti. Quindi l'alta velocità diventa un elemento centrale per lo sviluppo della, della regione e noi sappiamo che questo interessa poi anche molti imprenditori. Eh, mi ricollego anche al discorso del collega eh, riguardo al trasporto merci, ma anche eh, la possibilità di scambi di manager e quant'altri per individuare possibilità di sviluppo, quindi sono tutti aspetti estremamente correlati. È chiaro poi che sviluppare eh, diciamo, il trasporto su gomma significa anche incidere fortemente sul, sull'ambiente e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, abbiamo soprattutto sull'alta valle eh, del Tevere il problema dell'inquinamento eh, collegato ai motori diesel, benzopirene, ma Sappiamo anche che l'FCU non è elettrizzata, quindi questo è un altro problema. Quindi capiamo che l'investimento è enorme, ma ci rendiamo anche conto che questo è frutto di un'amministrazione pregressa che i colleghi hanno portato avanti, senza lungimiranza. Allora noi su questi temi diciamo di cominciare a lavorare seriamente per il bene degli umbri, perché da questi aspetti non ne usciamo fuori, cioè sono tutti aspetti collegati alla crisi che noi viviamo. Più noi richiudiamo la regione entro se stessa e meno possibilità di uscire da questa morsa della crisi noi avremo. Che margini di manovra ci sono, chiacchieroni, per modificare le cose? Ma ci sono perché sul nodo di Ponte San Giovanni c'è un'interlocuzione con la direzione di Ancona e quindi lì c'è la difficoltà dell'azienda che sta facendo i lavori, sono questioni burocratiche ma si può ripartire subito. Su San Gemini si sta lavorando, sulla Galleria, su eh, Umberti e Città di Castello eh, vanno utilizzate risorse appunto eh, sia del Ministero ma anche eh, risorse europee, insomma, occorre anche lì eh, fare presto, progettare e così via. Io penso che un FCU efficiente risponda a tanti. Per quanto riguarda il confronto con le ferrovie dello Stato per l'alta velocità, beh, noi inizialmente non ci credeva nessuno, poi, quando i comuni, soprattutto con i comuni del Lago Trasimeno, con Perugia, hanno iniziato eh, a porre la questione e, e anche della sede della fermata, eh, che non può che essere la più vicina possibile al capoluogo di regione, perché. Capoluogo di regione esprime l'utenza maggiore naturalmente, con un interland che è eh, di circa 250-300.000 persone eh, e quindi il concetto che deve essere più vicino possibile a Perugia. E quindi questo sta animando la discussione e troverà anche un punto di caduta importante e questo già è un notevole passo avanti e quindi alta velocità eh, che serve la nostra regione il collegamento che già c'è fra Sant'Egidio e Fiumicino eh, l'aumento di tante corse eh, voglio dire l'aumento che c'è stato fortissimo sui passeggeri per quanto riguarda Sant'Egidio sono tutti segnali importanti oltre ai collegamenti con le marche che si stanno ultimando la eh, Foligno eh, Civitanova e la Perugia Ancona che ha ripreso eh, i lavori e quindi dire, sta andando avanti un programma importante che deve vedere il suo punto di caduta sulla realizzazione del nodo di Perugia, cioè il collegamento fra la E45 e il Silvestrini, che è eh, diciamo, l'aspetto eh, più uh, no, importante che deve andare a decongestionare le gallerie e che è quello anche più eh, necessario per i cittadini che hanno la possibilità di penetrare il capoluogo con facilità e di potersi muovere appunto per le funzioni fondamentali come possono essere eh, quelle del complesso sanitario del Silvestrini. Quindi un piano che ci introduce e eh, che ci risolve tante questioni e che le affronta gli strumenti ci sono. Eh, occorre accelerare i processi, occorre fare presto, Questo, però abbiamo tutte le carte in regola, oltre appunto alla manutenzione che sta discutendo nel Ministero della E45, una manutenzione straordinaria eh, che deve vedere appunto eh, anche qui un miglioramento del transito. Però la questione è quella che poneva lei, se non c'è il decongestionamento eh, delle strade eh, attraverso la ferrovia c'è un aumento sempre di più del traffico e quindi ci troveremmo a non essere sufficienti le varie manutenzioni che noi apportiamo eh, quotidianamente alle arterie. Eh, dove appunto camminano e eh, si muovono macchine e camion e autobus. Tutto è collegato, De Vincenzi anche il settore turismo, no? perché lo sviluppo poi delle reti stradali, ferroviarie porta al turismo, lei e anche eh, Claudio Ricci state battendo in particolare su questo, i eh, motivi sono anche noti, c'è un altro giubileo, quindi c'è un incremento possibile, auspicabile per la nostra regione di, eh, di pellegrini, quindi di una sorta di turismo religioso in aggiunta al turismo che, che già c'è e che probabilmente vorrebbe più possibilità di atterrare a Perugia, ad insomma, nelle zone poi che diventano mete particolarmente ambite, ma ancora difficilmente raggiungibili. Che cosa in pillole? Perché siamo alla fine. Qual è un sì, programma che voi porterete su questo argomento? Eh, già ci siamo espressi ampiamente, eh, il presidente del gruppo Claudio Ricci, portavoce della coalizione minoranza, si è espresso più volte su questo tema. Da un lato noi abbiamo assolutamente bisogno di incentivare queste, eh, questi voli con diverse eh, realtà europee. Dall'altro vorremmo anche però che eh, questi viaggi non diventassero soltanto stagionali collegati al bel tempo, a momenti particolari o eventi particolari come potrebbe essere il giubileo, ma ci sia anche una continuità di operazione. Quindi in realtà eh, noi non possiamo pensare a un aeroporto che eh, colleghi Perugia al resto d'Italia, ma soprattutto all'Europa. Se in realtà non facciamo ripartire anche l'economia, la produttività di questa regione. Allora queste due cose vanno di pari passo. Eh, è il cane che si morde la coda, se non partiamo con i collegamenti, eh, e l'aeroporto è uno di questi, fondamentale, però non possiamo nemmeno pensare di ripartire senza una produttività. Quindi le azioni in realtà vanno fatte congiuntamente e quanto prima possibile. Consiglieri, il tempo è scaduto, vi ringrazio, buon lavoro perché mi pare Posso che da fare relazione. ci sia... Flash velocissimo, allora, siamo Io experiment. sono molto ottimista perché eh, dal centro di Perugia al cuore della Valnerina ci si va molto meno di un'ora e quindi eh, la galleria, le quattro corsie e così via sono eh, lavoro, il frutto del lavoro delle istituzioni, soprattutto la Regione e dobbiamo continuare a lavorare insieme. Il contributo che sta dando... De Vincenti, Ricci e gli altri è di sicuro fondamentale, è stata una bellissima discussione in Commissione, dobbiamo continuare e io sono fiducioso proprio anche perché questa discussione mette le basi per fare e trovare soluzioni ampiamente condivise. Molto bene, grazie a Gianfranco Chiacchieroni, Sergio De Vincenzi e naturalmente a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.